Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Ehi! Oi! Tocchi tocchi! Ci siamo girati un attimo. È volata una settimana, c'è stato il Natale, il Capodanno. Ed eccoci di nuovo in diretta. Ole! Ciao. Ben ritrovati, ragazzi. Non li trovo cambiati. No, cambiati. Per me è cresciuta la frangia un po'. Sì, un po' la frangia. Non benissimo, cioè nel senso, i tuoi giorni sono stati faticosi. La salute non mi è stata amica. Non ti ha salutata. No. Saluto mio papà che è rimasto a Pesaro. Io sono partita da Pesaro questa mattina per tornare da voi. Saluto mio papà che sicuramente sarà all'ascolto. Ciao Peppuccio, buon anno. E io sono partita da Firenze stamattina, non saluto perché siamo troppi. Come al solito. Però tutto a posto. Io ieri sera da Follonica, ciao. Esatto, qui l'abbiamo lasciato, qua l'aveva ritrovato. Era stato a Bormio prima. Poi... Ciao a tutti, e poi qua a Milano. Ah, ok, lavorato? Sì, più o meno. Okay. Più o meno. La Mary è nascosta da una roba qua, ma la vedo, è in gran forma. Sì. Tra un po' parte il mutuo della casa. Grandi cose per il 2023. Tra l'altro. Vi ricordiamo che c'è uno speciale Befana venerdì con Simon and the Stars e l'oroscopo per il 2023. Detto, lo diciamo adesso, poi ve lo ricorderemo. Certo, non mancheremo di ricordarvelo. Ci mancherà. Il caldo. Sono sempre in premenopausa. Però di nuovo signorina. Sono di nuovo signorina. A Natale sono tornata signorina. Miracolo di Natale. Soddisfazione, era tutto un cambiarmi e ricambiarmi, devo andare a cambiarmi. Come mai? Mamma mia. Sono in quei giorni a far le ruote, a lanciarmi dal paracadute. Brava. Sì. Vabbè, fa caldo però qua dentro, no? Sì. Ah, ok. Quanti gradi sono? 25. 25. Scusate se c'è la tensione, per favore li abbassiamo. Dobbiamo stare a 19-20 gradi. Abbassa, Diego. Sì, un attimo. Lì a smanettare con quel coso. Che sarebbe il termostato prima che magari. Allora. Che capite oggi male. Lunedì, gossip. Sì. Ne abbiamo pochi ma buoni. Buoni. Cioè, tutto quello che è successo in questi giorni. Ok. Io sono pronta. Trasferisci qui, Diego, vicino a me? Ho delle notizie anche sulla poi ti intervistiamo un attimo brevemente. Sì, sì. Cioè, un piccolo approfondimento per iniziare l'anno. Ci sarà un piccolo approfondimento dietro le quinte sul mestiere della Vale che fa i gossip. A questo proposito, ve lo devo dire, io ho fatto il mio secondo mestiere che dare una mano al ristorante di Beppe e Simonetta a Firenze, che si chiama Cucina, quindi faccio dalla preparazione della sala, servo i tavoli e poi contribuisco agli impiattamenti, queste robe qua. Vi salutano dei gruppi. Vi dico solo che una sera uno è venuto a cena e doveva venire accompagnato. Sì. L'altro non è stato bene. Lui gli ha detto: a me non me ne frega niente, c'è la Pina Cucina, io vado. È venuto, ha cenato, ha fatto la prima parte di cena da solo. Poi, siccome c'era la Lori, mia sorella, e un po' di altri parenti a un altro tavolo, la Lori è andata e gli ha detto: guarda, io non sono lei, ma ho la stessa voce, vuoi venire a cenare? E lui ha cenato con la famiglia. Si è trovato molto bene. Lo saluto, tante ragazze, vi vogliono tutti bene. Grazie. Io allora saluto quell'ascoltatrice che ho beccato in centro.
Pesaro, ci siamo abbracciate, nel baciarci non so come la mia bocca è finita sul suo lobo. Ah, no, ok, pensavo peggio, ma dai, hai ciucciato il lobo? Sì. Che comunque è di buon ufficio. Sì, va bene così. Dai che cominciamo, avanti. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 17:14 minuti, Radio DJ, come funziona la puntata del lunedì di Pinocchio? Perché ripartiamo con l'anno e le vecchie abitudini, eh? Brava. Allora, lunedì la Vale si prepara sui gossip. Sì. Poi però ci sono una serie di cose che possono avvenire durante la puntata. Da una parte, intanto, siccome spesso parla di personaggi che non conosciamo, Diego si mette qui vicino a me e cerca personaggi, almeno per vederli. Ti innervosisci? Sì, su Google. Perché non li cercare. Li trovi piano. Te. Sì. No, male. Li male. Cerco in un modo che a lei non piace. Ok. Poi gli ascoltatori, che sono molto ben informati, ci scrivono e ci danno ulteriori approfondimenti se li hanno. Sì. Su questo o quel personaggio. O se li hanno incontrati dove. Esatto, sì, quello è. E poi vengono fatte delle piccole fiction, ricostruzioni di alcune gag. Per esempio, se su un personaggio scopriamo che è successa una conversazione con qualcuno, la riproduciamo in studio al momento. Sì, senza prepararci prima, così in freestyle. Un po' cotto e mangiato. Oggi cotto. L'ho vista. No, oggi l'ho vista. Testa Genzio. No, cotto è diventato proprio una roba che no, cotto è con la proprietà beta. No, però scusa, no, però una roba adesso, io non perché sono Maria Pezzetta, però il piano a induzione lo lavi. Okay. Ma non, no. Ho capito, però, lo so. Però cioè, stai cucinando. È la cucina che rappresenta un po' tutti, quelli molto puliti, quelli meno. No, è un po' quelli meno molto media. Meno, quelli moltissimo ma meno. Ma a volte la cucina è più buona quando è su di show. Guarda, credimi. Cercando di prendere le parti di cotto. Tu qui non puoi prendere parti diverse dalle nostre. No, figurati. È il sale di questa puntata. Litighiamo sempre. Per esempio, c'è una segnalazione gossip. Diego, ti ho visto a Lucca in centro qualche giorno fa. Sì, ero io. E vi aggiravo. Bella Lucca, non l'avevo mai vista. Stupenda. Voglio andare a abitare là. È un po' scomodo venire, ma. Allora, questo è tutto chiaro. Volevi fare delle domande alla Vale? Sì, perché inizia il nuovo anno. La Vale ha questo ruolo tra i tanti che ha di successo di la Valle dei Gossip. Sì. E per la Valle dei Gossip. Sì. Per il programma Alternanza Scuola-Lavoro sono arrivate delle domande da studenti e studentesse che tra le varie cose ipotizzano di fare questo mestiere. Che piacere, che piacere. La Valle dei Gossip. Quindi che consigli puoi dare tu alle studentesse e agli studenti? Era bello la Valle della Gossip. Anche. Della Gossip. È più bello, no? Vabbè. Vabbè. E del ruoto? Ma volevo fotografare il ruoto della gossip. E poi ti dico della pizza con la scarola che ho fatto, non al ruoto, al rettangolo. Ma prego. Allora, la prima domanda che hanno fatto le studentesse e gli studenti è: a che ora preferisci andare a controllare il gossip? Che ricordiamo è internazionale, copre proprio tutti. Allora, non c'è un orario, cioè il gossip viaggia a tutte le ore, per cui bisogna monitorare costantemente, soprattutto nel weekend e la sera, perché noi ci occupiamo specificatamente di gossip oltreoceano e quindi bisogna tener conto del fuso orario. Bene, okay. bellissima risposta. La seconda è quali sono i siti, cioè le testate che segui per incrociare i dati? Tutte naturalmente le italiane tutte. Le straniere, le principali. Tipo oggi abbiamo scoperto la NBC, per su esempio. Instagram. La NBC per Huffington Post in America. Lo segui? L'Huffington Post lo segui. Il Daily Mail, il Daily Sun. Il Daily Mirror? Daily Mirror, perché no? È che lo lasciamo dietro. La ABC, la BBC, la CBS, tutte. Tutte le segui. CNN? CNN, perché no? Perché no? Dica lei. Vabbè. La terza domanda è se tre prove fanno un indizio nel mondo del crime. Sì. Quando ti accorgi che una tua intuizione potrebbe essere vera? No, non te ne accorgi mai finché non avviene. Quante prove hai bisogno? Nessuna. Tu vai. Lei le sbaglia. Tutte sbagliate. Gente incinta ogni minuto. Ti lascia andare, devi interpretare. Non approfondire mai.
Sbilanciati. Che bello. Bella, caldo adesso, adesso molto anch'io. Caldo. Io per empatia, ragazzi, ho degli scalmani di menopausa. Quanta confusione, ragazzi. No, ma che dai, allora, siamo pronti. Tra grazie, 347-342-5220, Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:22 Radio DJ. Oggi è lunedì, si parla di gossip. Abbiamo qua la Vale carica. Sì. Partiamo con Cher. Ah, partiamo con Cher che a Natale ha ricevuto l'anello dal suo ragazzo. Non no, è vero. No, sì, vabbè, sì. Ma lei. Lui è Alexander. Lei quanti ne ha? Lei ne ha 76. Mamma mia, 76, sì. Ho stato ieri un video che ho trovato su Instagram di una canzone cantata da lei, Elton John e Bette Midler insieme. Una specie di... No, appena. No, una specie di entità aliena, sì, meraviglio. No, è un incantesimo, È un molto felice. È molto felice lei. Ha conosciuto Alexander A.I. Edwards. Diego non c'ha il cuore per guardare. Un attimo. Scusami, guarda. Sono io. Diego accetta tutto, guarda, vai. Pur di farti felice, io accetto Edward, tutto. Edward, cosa c'entra cercare Cher? No, vai. Alexander. Ah, scusa. Ehi, hai Edwards. Ehi. Hai A.E. A.E. Edwards. Lui è un produttore, un impresario musicale. Si sono conosciuti alla settimana della moda parigina. A settembre. Ma adesso, l'altra. Sì, ma scusa, lui ha 36 anni. 36 anni lui. Ne dimostra 27? Lui è stato insieme ad Amber Rose, la ex di Kanye West. Bono. Lui, noto fedifrago, Amber Rose, con la quale ha avuto un figlio, dice: quando stavamo insieme, siamo stati insieme un anno, mi ha tradito con 12 donne. Per cui un al mese, vabbè. Lei è Amber Rose. È Amber Rose. Cher che è uguale dice, a lui. Che è uguale a lui, ma anche. Amber Rose è, diciamo, il morphing tra lui e Cher. Ah, ok. Se ci pensi. Sì. Cher, interrogata sulla faccenda, perché lei si è esposta, Vabbè, lui le ha dato l'anello. Lei si è esposta e dice: nella vita reale andiamo d'amore d'accordo. Lui è favoloso e di solito non do agli uomini qualità che non meritano. No? Domani. Guarda che sguardo lei. Lei ha postato. Ex marito, tutto bene? Di lei? Loro due insieme, non era. Non c'era serenità. Beh, con Cher, no. Sono i Bono? Lei a un certo punto. Quindi non è che proprio. No, ha avuto un altro marito, Greg Allman, a metà degli anni 70. Sì, ma era. Cioè, non. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, posta la foto dell'anello, lei è un diamante a goccia. Piuttosto evidente. Chopard? potrebbe. E nella caption, nella scritta sotto la foto che ha pubblicato su Instagram, dice: l'ho postato solo perché le unghie del mio ragazzo sono molto cool. Chopard. E il suo fidanzato aveva le unghie pittiate con le fiamme nere, con belle. Le fiamme verdi. Oddio, come le vorrei adesso. Chopard. Basta. Tra poco parleremo nuovamente di gioielli. Veramente? Gioielli e Brad Pitt. Gioielli e Brad Chopper. Radio DJ, la trovi anche in podcast. 17:33 minuti su Radio DJ. Buon anno a tutti dal team di Pinocchio. Siamo tornati in full effect. La Vale si sta occupando dei gossip. Sì. Un piccolissimo aggiornamento. La Vale in apertura ha detto: sono tornata signorina. Non si è lasciata con lei. Ma va, anzi. No, è che pensava di essere in menopausa, invece c'è stato il miracolo di Natale. Si chiama o canto del cigno, adesso vediamo. Il cigno di Natale. Allora, Leonardo DiCaprio ha una nuova fidanzata, Victoria Lamas. Il cognome ai più risulterà già sentito. È figlia di Lorenzo. Non ci credo. Bella? Sì, certo. Ti pare che si fa una cessa DiCaprio? No. Porca. 23 anni. Bella. Beh, dai.
pazzi. Bellissima, 23 anni, bionda, occhi azzurri, fisico allora statuario. Sbagliata, Diego, perché qui siamo con una mora, ma proprio mora. No, è scura. No, è lei. Vedrai. Se puoi fare quella cosa che ti avevo insegnato, che quando, ecco, poi metti immagini lì, perfetto. Lei, ecco, è bionda, è un'altra. Ma è lei, è sempre è lei. Lei o non è lei? Certo che è lei. È lei, non è bionda, non è bionda, è una comunque castana. È pazzesca, sì, bellissima. 23 anni, lui si era lasciato con Camilla Morrone, con la quale pensavamo che avesse trovato la donna giusta. Pensavo, non riesco a dirlo, è difficile, come ho sbagliato di Fonzi. Non ce la faccio. Comunque si credeva che lui e la Morrone fossero finalmente arrivati a un equilibrio per il quale si potesse progettare anche una vita futura insieme. Né no, si sono lasciati, lui adesso frequenta Victoria da qualche mese, sono trascorsi solo 2 o 3 mesi. È stata anche bionda molto ossigenata? Beh, in pochissimi anni, perché ne ha 23. Vabbè. Ha più cambi di capelli che anni. Lei è figlia di Lorenzo, con un desiderio di diventare attrice. Pirata attrice. Perché il papà è Lorenzo Lamas, protagonista di Falcon Crest. La mamma è Victoria. La mamma è Shauna Sand. È un'attrice. Shauna? Sarà S-H-A-U-N-A. Shauna. Sand. 51 anni. Fine, più giovane di te. Quindi la tipa è mia figlia. Ex coniglietta di Playboy. Vabbè, proprio il mio mondo. Brad Pitt ha trascorso il suo ultimo compleanno la settimana scorsa, compiuto 59 anni, insieme alla sua nuova fidanzata. Chi è? Inés de Ramón. Oh, ma tutte un po' con questi cognomi latini. Loro due si frequentano ormai da qualche mese. Se prima lei. Sai chi sembra lei? La moglie di Clooney. Ah, la Malalamutin. Sembra la Mal. Lei, 30 e rotti anni, ma anche chi se ne frega. Jewel designer. Chi è? Chopard. E chiudi. Dai, no, perché quando le spara così va chiuso, perché la gente le deve assorbire bene. Sì. Perché è la più brava del mondo. Sì. Jewel. Piccolo focus poi su lei. Dai. 29 anni, ho sbagliato, più giovane. È bella? È bella, tipo la Mal alla Moutin. Tipo. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:39 Radio DJ, noi pazzi della programmazione, un pezzo vecchio e un pezzo nuovo. Che gioia, veramente, bellissima, sì. Super divertente. Che bei pezzi finora. Che bel primo passo nel 2023. Sì. Che ti aspettano tutte delle canzoni che già sai, che ti ricordano cose. Ma molto spesso invece ciò di cui parlava lei non ci ricorda niente. Perché? Perché sono grandi anticipazioni. Certo. Lei lunedì fa uno speciale sui gossip. Non è tanto quello che dice, è come lo dice. Perché ci crede, perché le interessa. E noi con lei ci appassioniamo a cose che altrimenti difficilmente ci riguarderebbero. Sì. Nello specifico ora stiamo parlando della nuova fiamma di Brad Pitt. Sì. Una bella ragazza. Sì. Sembra un po' Noah, la cantante. Brava, che è ospite in Italia in questi giorni per il festival di film and food a Salerno. Ma che brava. Sei esperta. Ragazzi, io sono tornato, guardato subito studio aperto. Sì, la rubrica On Air. No, Noah, una cantante israeliana che spesso in Italia in certi concerti dal vivo, sì, sotto Natale molto fa. Attiva, su tanti fronti. Certo. Non sappiamo le origini di Inés de Ramón, perché lei alla sua vita privata tiene tantissimo. Con un cognome così, però non è che proprio diciamo. No. Ganese no. Sappiamo che è nata a Los Angeles. Sappiamo che ha una sorella gemella. Sappiamo che ama i cani. E ama la natura. Beh, e la vita all'aria aperta. Sappiamo praticamente tutto. Molto. Si è laureata alla Facoltà di Economia Aziendale dell'Università di Ginevra. Poi da quel momento in avanti. Quindi però, insomma, una famiglia che due soldini ce li ha. Diciamo, perché da Los Angeles viene in Europa a studiare. Poi è andata a lavorare da Christie's, poi alla gioielleria De Grisogono e poi da Anita K.O. come designer di gioielli. Nel contempo io cosa devo dire? Anita K.O. Il genere di
No, è molto famoso Anita Cappato. Io non lo conoscevo, vi dico la verità, è la prima volta che lo sento. Però guarda, cioè, guarda qua gli orecchini. Però cercare Anita Cappato. L'orecchino a spilla da balia, tutto brillante. Nuovo no, però, cioè, cose nuove sono altre, amore. Nel 1900, com'è? 1095 euro. Anita Cappato? Te lo ordino. Nel contempo è anche coach di salute nutrizionale. Vabbè, è una tipa rispetto alla fidanzata di Leonardo DiCaprio, che con tutto rispetto, per carità, guarda le mani anche per aia. Marca. Però DiCaprio, ma cresci, posso dire proprio direttamente a te. Leonardo, ti stimiamo. Vuoi scrivergli su Instagram? Stavo per dirti, vogliamo scrivergli. Ma no, no, è che lui è un'altra delle cose che avviene durante le no, ma lasciagli un messaggio. Gli lascio un messaggio vocale più veloce. Sì, glielo dici in inglese o in italiano? No, in italiano, dai. Sei sicura? Sì, è troppo lungo. Con bye bye o qualcosa di... See you later. Digli però esattamente quello che pensi. Sì. Cioè, invece che dirlo a noi, che secondo me poi suona falso. Sì. Invece così lei sa che lo sta dicendo a lui e glielo dice col cuore, perché dai. Poi le sue non sono cattiverie. No. Sono sinceri consigli. Sì. Dai. Leonardo, ti volevo dire. Noi ti stimiamo, cioè ti amiamo tante, ma guarda, non entro neanche nel merito. Non entro neanche nel merito della grandezza tua, cioè sei proprio un attore della Madonna, ci hai fatto sognare, ti amiamo. Però dal punto di vista sentimentale mi sento di dirti: cresci un attimo, basta, Leonardo, sei 23 anni. Ma non è che entro nel merito tuo delle 23, perché non è ancora questione anagrafica. Non mettermi in bocca quella roba lì, la differenza d'età in amore non conta. Però sempre ma allora. basta, mi sto anche un po' alterando. Cresci, un consiglio da amica, cresci, perché gli amici tuoi che vengono in vacanza con te poi non te le dicono queste cose, perché è troppo facile venire con te, condividere con te tutto quello ci vuoi invitare, se ci vuoi invitare, con tutto il rispetto io ti dico sì. Però e bussiamo con i piedi, eh? O magari prenditi un po' di tempo, rilassati, stai anche un po' da solo, fatti una cessa una volta. Prova una cessa. Abbiamo dei numeri, eventualmente ti possiamo mandare dei pullman. Ampia scelta. Okay, dai. Ampio assortimento. Bye bye. Happy New Year. Happy New Year. And see you later. Ciao. Senza offesa, Ciao. Ecco fatto. Aspetta, è troppo lungo. Mandato. Oh, bene. Mettiamo, no, adesso facciamola calmare. Sì. Ma che è? C'è il segno di Natale. Pinocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. Non ve lo chiedo niente. Abissale differenza 2023. No. Mi domandavo se magari durante la settimana di nostra assenza Tananai fosse passato qua, avesse bussato. Proprio la settimana in cui non c'eravamo, certo. Secondo me no. No. E quando verrà sarà tardi. Mm. A meno che. Vabbè. Non bussi, non dico. No, però ci però eh sì. Ti fai no, cioè, ti tira fuori no. Le risate. Certo, con i piedi lo fanno già tutti. Vedi tu. Vediamo come bussa. Il commento è sempre questo. Perché non te le aspetti? No. Dopo tanti anni ancora non te le aspetti, sì. Ti sorprende sempre. Allora, Britney Spears. Fan e le sue fan che l'hanno salvata dal gioco, sì. da suo padre che ne amministrava le finanze tutta la vita, trappola. Adesso sono molto preoccupati, continuano ad essere molto preoccupati per lei e per le sue attività social, perché effettivamente pubblica video nei quali ogni tanto lancia gridi di aiuto, sembrano richieste di aiuto, non si capisce certe volte. I contenuti sono confusi, per cui hanno cominciato a pensare i complottisti che alle spalle di Britney ci fosse suo marito Sam Asghari a controllare i social. Lui è intervenuto tra l'altro. Se vuoi, Diego, al volo. Sì, certo. Allora, scusami, facciamo la fiction. Cioè, aspetta, dov'è? Allora, però dimmi il contesto per presentarlo. Tu sei Britney o lei non parla? Allora, lei non parla, lei continua a postare, non parla. Adesso sono a Los Angeles, hanno fatto un sacco di vacanze, così. La notizia da dove arriva, Vale?
La fonte? È ignota. No, questa è la domanda scorretta, Pina. Mi fonte sento non di posso rivelarla. Per la fiction, perché magari lei poteva fare la giornalista che lanciava il servizio e facevi il marito di Britney. Ok. Il finto video del marito di Britney. Perché praticamente lui a un certo punto l'hanno beccato. Allora, fai la presentatrice americana che dice buonasera, ultime news a proposito di Britney Spears, vai. Britney Spears controllata dal marito Sam Asghari, che respinge ogni accusa, ma ci colleghiamo direttamente col nostro inviato che si trova proprio con lui, l'ha beccato fuori dalla palestra. Ciao Amalia, grazie della linea, siamo qua. Sì, sono io. Ciao Amalia, tu sei Sam. Chi è Britney? Nessuno. Britney non parla. Britney, se qualcuno deve fare la fai tu, lo sappiamo. Sì, ciao Paola. Sì Paola, guarda, ti faccio parlare direttamente con il diretto interessato, che ci fa piacere potervi offrire un microfono a cui esprimere il proprio dissenso verso questa malignità che appunto lo vede protagonista del manipolaggio dei social di sua moglie Britney Spears. Prego. Ciao Gnari. È della Valseriana, me lo immagino di lì, è perché è un po' torsello, me lo immagino di lì, un po' sciatore, un po'. Ciao! Vai! No, io volevo dire una cosa. No, così no. No, mi sembra. No, sì. Non sono io a controllare, però. No, fallo bene, che lui è un. Non sono io a controllare i social di Britney Spears. Io vorrei controllare ben. Non controllo neanche cosa mangiamo a cena. Figurarsi se posso controllare io. Io la amo così com'è, mi piace così. La farina del tuo sacco è quello che ha detto. Sì, adesso quest'ultima parte l'ho aggiunta, ma si capisce dal senso. Sto facendo la valle, leggo tre righe e qua è finito. Hai finito il testo. No, è finito il testo. No. La amo così com'è, lei può fare quello che vuole. Ok. Grazie a tutti. Paola, ciao. A te la linea. Grazie, finito. Disco. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:55 Radio DJ. Allora, riprendiamo le redini del programma. È gossip stasera. E Vale, vogliamo. Cos'è rimasto nel buffet? Poca roba. Tenuto conto che abbiamo ancora un'ora. Però vi posso anticipare che parleremo di quella che è stata la coppia degli ultimi mesi e che infatti è durata niente. Emily Ratajkowski e Pete Davidson. Ratajkowski. Non avevi creduto neanche tu. No, neanche io. Parleremo di un nuovo sex symbol che abita a Buckingham Palace. Diego comincia a cercare Holly Plunkett e scopriremo chi è. È un maschio o una femmina? Un maschio. Parleremo di Ballando con le stelle, versione inglese e forse versione reale. Parleremo della biografia di Harry che uscirà il 10 di gennaio e che qualcuno, non in questo studio, ha già letto. Sì, no, che qualcuno in questo studio si è già letto. No. E se ci avanza tempo, ma vi dico la verità, l'avevo scartata anche di Michelle Obama. L'avevi scartata? Sì, l'avevo scartata perché c'è poco niente, però vediamo. Scusami, ma se poi esauriamo tutte queste notizie resta del tempo, io volevo chiederti una cosa. Ci prepariamo in modo tale che tu possa. Sì. Mi piacerebbe anche che facessi un po' una profezia sull'anno nuovo. Cioè, questi sono i gossip arrivati fin qua. Chi secondo te, che sei dentro più di tutti, le coppie che cioè di chi si parlerà? Ok. Bello, no? Sì, anche però non coppie per forza. No, cioè grandi personaggi. Sì, magari qualcuno che ancora non. Che magari che secondo te farà parlare di sé quest'anno nuovo. Va bene, non mi voglio preparare. Vale, ma nessuno prepararsi mai nella vita a proposito di niente. No, però chiamando, voglio che il flusso del gossip mi prenda così. Come sei? In canotta. Che entri da dove vuole e che mi prenda. Oh, benissimo. Sì, dai, facciamo così. Benefizio. Venghino flussi, venghino. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:04 Radio DJ, buon anno a tutti. Tutti dalla ciurma di Pinocchio, tornati in diretta da oggi. Valentina, scusa, solo velocemente perché la canzone appena sentita mi dà l'occasione. Sì. Taylor Swift. Sta bene? No, non sta bene. Rispetto a te, perché tu hai avuto il periodo che la odiavi. No, mi piace. Prima l'amava. Sì. No, adesso prima era lei. Prima era lei, poi era la sua migliore amica. Perché ambivo. Ambivo, adesso ho capito. No, lei quando è migliore amica perché vorrebbe essere lei. Giusto. Adesso ho capito. E nel trio grande, cioè numero uno, la Canalis. Sì, che saluto. Al secondo posto, la Satta. Sì. Che saluto. Però,
non la setta. No, no, la satta. Setta, no. No, la satta. No, la satta. E al terzo posto Taylor Swift. Taylor Swift, alla quale ambivo e per un po' ci ho anche, non dico creduto. No, no. Te lo diciamo noi, ci credevi. Però un viaggio. Quando metteva le galosce. No, vabbè. Ci avevo creduto un po', poi niente, poi Slavina, mia. Lei no. Lei no. Tutto. Lei sta bene. Però adesso sei molto amica di Miley Cyrus che ha cantato a Capodanno. Adesso questo ambisco a Miley. Guarda, previsioni 2023, dai, no, smettila subito perché no, non ce l'ho mai, mai. Guarda, dai, Miley. Tina, però, se lei si sente Miley, così, Miley non ha passato bene. Miley ha passato un momento che non ci stava simpatica. Adesso si è fatta un po' da parte. Ma da parte dove? Si è riacchiappata, ha fatto un Capodanno della Madonna con Dolly Parton, Paris Hilton e Sia. Beh, devo dire l'idea è bella. È bella, il Capodanno che non avremo brava, mai noi. Lei molto Dolly generosa, Parton, perché lei era la padrona di casa, ha ospitato queste signore della musica, tolta Paris Hilton, con gran generosità. Ti sei commossa. Mi sono commossa. La Vale, prima abbiamo visto il video, te lo giuro, ciocca. Si è messa a piangere e ha detto... Sono commossa per l'amicizia, c'è cioè, gente che è capace di uccidere. Commossa per l'amicizia perché si vedeva che lei proprio ci teneva che le sue ma compagne tu, Vale, di palco. Tu stai fuori. Ci teneva che le sue compagne di palco. Grazie, pubblico. Ci teneva che le sue compagne di palco. È pubblico, però, dai. Grande capodanno, diciamo, di quel mondo americano, Nashville. Sì. Molto country, molto white. Molto, ma cosa c'entra con Sia e Paris Hilton? C'è un conte Dolly Parton che sapete essere mio idolo, ma cioè cosa c'entra? Ma poi l'amicizia di chi? No, lei cite, scusate, sto mangiando una pachita. Che sono delle patatine buonissime, buonissime, diciamolo. Le pachita. Ci teneva che le sue compagne di palco stessero totalmente a loro agio. Lei informissima, mi è piaciuta. Ti posso dire? Mi è piaciuta. Non mi piace, continua a non piacere. Non mi piaceva nel 2022, figurati nel 2023, Pete Davidson, che mi sembra proprio il più pirla dei pirla. Ma comunque come ti era piaciuto all'inizio? Perché ci caschiamo poi, eh? In cosa? Togli la base. Caschiamo, no, perché ricordiamo, è un comico, quindi è quella cosa che fa ridere la gente. No, non è quello che e fa poi ridere però, la Vale. Mentre la Vale non fa ridere quello. No, la Vale l'idea che lui è spiritoso e la fa ridere. Poi no, però... non è vero, perché lei non l'ha mai, mai seguito come comico, mai. No, mai. L'ha stato del mai, dai. Non sapeva neanche chi era finché non si è messo con Kim Kardashian. Ma sapeva che? Che... non bussa coi piedi. No. Lui suona il citofono proprio. Lui ha frequentato per qualche settimana, sì, un paio di mesi, Emily Ratajkowski, vestendosi uguali. Perché loro passano. Non lo sappiamo, ma non mi stupirei se l'avesse fatto, perché lui segue sempre lo stesso iter di corteggiamento. Che è un po' quello che poi scopriamo sempre anche di noi quando andiamo in psicoterapia, scopriamo che nei sentimenti riproduciamo sempre lo stesso schema, no? Però lì si vede. Lì si vede, lui e lei cominciano a frequentarsi, lei fresca di divorzio dal suo ex Bear, di nome. E di fatto anche un po'. Lui si era lasciato con Kim Kardashian dopo essersi tatuato qualsiasi roba relativa alla sua famiglia. L'albero genealogico. Si frequentano, lui la invita al suo compleanno e loro due, per far capire che stanno insieme, si vestono uguali, con la tuta e un piumino uguali. Poi se la porta a una partita di basket, perché lui quando si fa le tipe, poi com'è come non è, se le porta a vedere le partite di basket. Ma beh, che vuol condividere i suoi interessi. Sta di fatto che si sono lasciati, il loro flirt si è spostato nella friend zone e va bene a entrambi. Adesso queste sono da vedere la Valle. Sì. No, ma sono contenti entrambi. Sì, insomma, si trovano bene, presi, sì, sì. Nel frattempo, nei giorni scorsi, Emily si è scambiata coccole. Emily, siamo all'Emily. Sì. Coccole e baci con l'artista newyorkese Jack Greer. Scritto Greer. Lui è scultore, giusto? Scultore, illustratore, stilista. Vediamo una foto dove si vede la faccia, Diego. Ti sei. Dai, calma, però. Magari. No, perché... sono foto lontane. Perché è scultore. È qua, ho capito. È cosa devo dire? Lui è scultore, illustratore, stilista. Crea giacche di jeans. Cioè, prende giacche di jeans già fatte e le personalizza.
Trovato? Vabbè, sì. Ragazzi. Non male. No, no, non male, è un bel tipo. È un bel tipo. Cerchiamo tutti e tre. Certo. Posso mentre dire? Pete. Sì, dai. No. Sì. No, Pina non tanto. No, perché Pina quando vede le giacche che fa, secondo me non le piacciono. Però. No, ma poi c'è. No, non è tipo da Pina. No. Pete è stato fotografato in più occasioni in compagnia della collega. Questo è difficile. Cheese Sui Wonders. Hai allora scritto cheese come formaggio? No. Appunto. No. Lo sapevo. C-H-A-S-E. Chase. 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 Sui, scritto come, come si pronuncia, Wonders. Dove l'ho già vista io? Lei è un'attrice. Non so, Diego, non credo. È un'attrice. È un'attrice, ha girato con lui l'horror Bodies, Bodies, Bodies. Corpi, 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 corpi. Ma quando? È ultimamente. Cos'è questa, una canzone? Che bella. Sta partendo. Ah, sì. Oh, che ricordi. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Comunque la Vale ha sempre ragione. Pete Davidson ha portato anche questa nuova fiamma, la Chase, sì, alla partita di basket. Vedi? Che noia, che palle, no? Per chi? Cioè. Perché se sei, cioè, se ci vai tre volte magari tra noi. No, non dai, non amatelo con me, vi prego. Ma io non lo, io non so neanche chi è, Vale. Infatti, chi si vale. Frega. Comunque, se vuoi che non amo qualcuno con te, lo faccio. Non chiedermi di amare qualcuno con te. Ok. Soprattutto se Miley Cyrus. Allora, non vi do... me la sento. No, ragazzi. Ma io no, 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 ma non ti forziamo. Io poi vi aspetto sempre qua, nella mia posizione. Perché tanto poi da qua passate. Sì, cioè, non lo sapete. Non soggiorniamo magari a lungo, ma no, passiamo. Andate, venite. Io vengo qua per dei caffè. Brava, brava, no, grazie. Da me li trovate, lo sapete. Sì. Comunque, Pete Davidson per me è un po' il tuo Tananai, te lo voglio dire. Cioè? Watashimo. Anch'io. Lo penso. Vero? È un po' così. Che, da quell'effetto lì. Cioè, tipo la però, volpe l'uva. Eri... lo so. La volpe l'uva. Hai fatto il classico? Sì. Allora, vi chiedo di cercare un altro nome. No, questo volevo, comunque, dà grande soddisfazione. Non la volpe l'uva, ma la gabbianella e il gatto. Il gabbiano Giornatelli visto. Allora dicevi la formica e la cicala. E via andare. Olly scritto come? E Benji? Ollie, no, senza H. Ollie Plunkett, scritto Plunkett, è il nuovo scudiero della regina Camilla. Vai. Vai, però vai. Dici qualcosa perché 28 anni. 28 no, anni, alto, solido, aia, un gran rubacuori. Eccolo. Cioè, è proprio è diventato il nuovo Bono di Buckingham Palace. Ricchissimo. Oh, primo dell'anno. Discende da una... Sì, Olly. Olly, vero nome, ve lo dico tra Oliver. Poco. Sì, Oliver. Piccolino. Oliver David Cunningham Plunkett, detto Olly. È un maggiore del reggimento fucilieri di cui, di cui Camilla è colonnello in capo dal 2020. Camilla colonnello? Sì. Ma dai, questa è una notizia. Colonnello Camilla è colonnello? No. È una notizia stupenda. Allora, oddio, che bello. Lui discende, gli inglesi e le inglesi pazzi di lui, cioè proprio sex symbol totale, tra l'altro ragazze e ragazzi mettetevi in fila perché è già sposato. Comunque discende da una stimata stirpe irlandese ed è figlio di un assicuratore di puro sangue e cavalli da, da polo. Nel suo albero genealogico puro sangue che cura il puro sangue, una cosa molto egualitaria. Nel suo albero genealogico c'è anche uno dei cugini, il quale è stato il barone. Dai, cosa guardate? Camilla Colonnello. Ragazzi, la cosa più da crepare. Voglio fare delle t-shirt, voglio fare merchandising, ragazzi. Camilla Colonnello. Allora, ha avuto un cugino barone, Tyrone Shawn Terence Plunkett. Il bisnonno era il reverendo Cunningham Plunkett. Sì.
discende da Anne Lee Guinness. Ma chi se ne frega? Ma perché ti aggrappi? Lui, tra l'altro, 28 anni, era già famoso in Inghilterra perché a soli 18 anni aveva compiuto un'impresa che aveva dello straordinario. Praticamente ha fatto da Ushuaia nel sud dell'Argentina fino a Prodo Bay. No, da solo, ha fatto un rally di 7 mesi da solo. Ha percorso 40.000 chilometri da solo. Tu, cioè, sono 5 secondi che, cioè, di più, 20 o 40 che dici cose di cui, cioè, tra l'altro leggendole per la prima volta adesso. Sì. Un rally, scusami, un rally. Fatto un rally di 7 mesi da solo. Ma vale. Se ne frega. Fatto 40.000 chilometri da Ushuaia. Fino a dove? A Prado Bay. Dov'è? È a 40 km di distanza, 40.000 km di distanza da Ushuaia, sempre dritto. Guarda Camilla. Sempre dritto. Colonnello. È la mia vita. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18 e 22, proseguiamo. Dai. Brevemente, la famiglia reale è pazza della edizione inglese di Ballando con le Stelle. Non gli hanno mai fatto mistero. Mistero. Ah, okay. Mistero. Tanto che, cosa per esempio, come parola al posto di mistero? Non ne hanno mai fatto magia, mi veniva una roba. Bello. Sa, in quella testa poi. Comunque, il principe Harry, per esempio, ha partecipato con una videochiamata a un'edizione per sostenere un concorrente veterano di guerra. Camilla era apparsa durante una finale. Colonnello Camilla. Colonnello Camilla. Però non era ancora colonnello, secondo me. È nel 2020 è diventata colonnello Camilla. Era apparsa videochiamata per fare i complimenti per la trasmissione. Carlo non nasconde che gli piacerebbe fare una puntata nella ballroom di Buckingham Palace. Sta di fatto che i rappresentanti della famiglia reale sono corteggiatissimi da tanto tempo e la candidata che potrebbe partecipare alla prossima edizione dovrebbe essere Zara Tindall, la figlia di Anna, della principessa Anna, la quale ballicchia già un po', non è una cima. Sì, non è una cima. La Zara Tindall è cavaliere. È cavaliere? Cavaliera. Cavaliera, Per cui cavaliera fa la gamba cavaliera cacamanda la banda la battaglia. Abbiamo sbagliato? Vabbè, dai. Non vogliamo riprovare? No. Sta per uscire la biografia di Harry. Non è male. 10 gennaio uscirà in tutto il mondo Spare, l'autobiografia scritta a quattro mani con un autore, nella quale Harry si mette a nudo. Più che nella serie Netflix? Sì. Perché secondo me nella serie Netflix c'è tanta Meghan e Harry che supporta e si capisce che Harry non sta bene. Nella serie? Sì, si capisce che sta soffrendo come un cane. Perché addirittura, comunque, dici? Beh, lui è... Perché tu cosa dici? No, che stia pagando un prezzo alto per quello che non ha scelto, cioè il posto in cui è nato, in mezzo a cui è nato, per cui è molto solo perché sono in fuga, c'è tutta quella scena. Però lui c'ha molto più carte in gioco per soffrirne, capito? Lui, sì, che però non stava bene dov'era. Cioè, non stava bene dov'era. Cioè, ha voluto proprio tanto andare via lui. Lui ha tanto voluto andare via. Esatto. Però l'ordine delle parole, ma era la stessa frase. Sì, era uguale, era identico. Voluto tanto andare via lui. Poi lui via andare lontano, vai. Tanto. Comunque, c'è qualcuno che il libro che uscirà il 10 gennaio l'ha già letto. E chi è? Chi è? Chi è? Non ve lo posso dire. Ma dicono che il libro sia molto concentrato nel mettere a nudo suo fratello, il principe William, e attaccare molto duramente la moglie del principe William, che Kate Middleton. Che sei tu 10 anni passati, perché era lei. A lei si è ispirata Kate Middleton. Tanto. Ma ancora ogni tanto? No. Che poi posso non dire più, una cosa? Perché non so che non perché ci possa arrivare. Non è vero, perché è invecchiata. No. È bugiarda. Allora, io a un certo punto ho detto, non dico uguali, però ci posso, se mi impegno ci posso arrivare. Adesso sono in una fase della mia vita in cui so che anche impegnandomi non ci posso arrivare.
Queste è brutto sono... da dire, eh? È brutto da accettare. Nonostante il cigno di Natale, nonostante il cigno di Natale. D'altra parte, allora io accettare la realtà è un segno di grande maturità. Grazie, almeno però quella. Non vedo nel resto della vita. No, i programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:35, è rimasto poco, ma quasi abbiamo... niente, ti dirò. Sì. Vabbè, gossip del lunedì, grande rientro, buon anno a tutti. Siamo un ciao. Po' sorri, ma perché non ho capito. Stavo guardando. Tu lasci le migliori alla fine? No. No, 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 sono finite quasi. Tu spendi subito le micce, quelle forti. Certo. Beh, abbiamo parlato di Cher che si è fidanzata e che forse si sposa, di Brad Pitt e della sua nuova fidanzata, di DiCaprio della nuova fidanzata, di Pete Davidson che si è lasciato con Elena Tacchioschi. Di Camilla Colonnella. Camilla Colonnella. Scusami, Zara. Abbiamo appena sentito una canzone, era Lewis Capaldi. Ma è pazzesco. Stavo guardando la sua faccia, è stupendo. È bello Lewis Capaldi, eh? Bel ragazzo, no? Vieni qua. Non è bello. Vieni qua. È bello, è bellissimo. È stupendo. È stupendo. È un amore. È un amore. Vi dirò. Ma così era giusto per dire, chissà. Allora, vi posso dire che durante questa diretta, siccome i gossip... Mi somiglia, ti posso dire che un po' mi somiglia. Sai che è vero. Ha qualcosa di me, eh? Qua sembra... Qua sono io anni 90, è vero. Ragazzi, io sono Luis Capaldi, questo in che anni è? No, vi prego tutti, vi invito tutti ad andare a vedere. No, ragazzi. Mary, ti vieni a vedere questa foto subito. Dobbiamo postarla. E la devi postare, però questa, vieni. Bisogna fare una... È una sovrapposizione, la Pina e Luis Capaldi in questa versione qua. E la Pina Piovono Angeli, no, forse prima. Piovono Angeli, no, avevo quegli i capelli anni quelli, lì. Sì. La Pina che fa il rap. 95. La signora tutta tatuata? No! Non ero tatuata. Non era tatuata. No, era Luis Capaldi. Quando ero Luis Capaldi. Andiamo avanti, dai. Allora, no, dicevo che siccome i gossip non si più. Fermano mai... Ah. Durante la diretta sono andata a cercarmi per curiosità mia personale. Ma come ha passato il Natale Jennifer Lopez? L'ha passato con Ben Affleck. Vabbè, sono sposati. Certo. Anch'io ero con mio marito. Ma con la famiglia, con la famiglia di lei. Tutta la famiglia allargata. E ha detto, lei ha dichiarato, negli ultimi 8 anni abbiamo fatto una Christmas Edition Taco Tuesday. Taco Tuesday è una tradizione americana che consiste nel mangiare tacos o più in generale cibo messicano il martedì. Tuesday. Quindi. Tuesday. Tuesday shout. Jewel. Dove ci riuniamo, ci vestiamo e cantiamo canti natalizi. Durante la pandemia è stata interrotta. Ci vestiamo da cosa? Di Natale. Ci vestiamo di Natale. Quest'anno per la prima volta da tanto tempo abbiamo potuto stare tutti insieme, per cui coi figli e le figlie di Ben Affleck, coi figli e le figlie di Jennifer Lopez, e hanno ristabilito questa tradizione. La festa era piena di parenti, amici, colleghi e persone che conoscevamo da anni. Lei ha cucinato per tutti. Abbiamo cantato, lei e la sua mamma. Abbiamo cantato, ballato, prende ordini. La sua mamma. La sua mamma. Abbiamo cantato, ballato e ci siamo divertiti moltissimo. Beh, così, poi giusto? Taco dai, insomma, fai le preparazioni, poi insomma, vabbè. Le scaldi. Buono. Buono, vabbè. Michelle Obama. Ah, siamo proprio all'ultima delle notizie. Sì, sì. Manca un po', Ma poi c'è tutto lo speciale chi farà parlare di sé nel prossimo anno. Vabbè, Michelle Obama è stata intervistata per promuovere il suo nuovo libro The Light We Carry e ha ammesso di non aver sopportato suo marito per 10 lunghissimi anni. Noi stiamo insieme da doppia faccia, però 30 anni di matrimonio. Perché lo devi dire ora per lanciare il libro? Perché adesso lancia qualcosa di suo e non deve difendere la carriera di lui. Capito? Cioè. Lui ha fatto 2 mandati, no? Per cui. Che parte stai? No, io non sto. Cioè, lei mi sta simpatica, però. Lei. Sto dalla parte di Oprah Winfrey. Posto. Ma addirittura? Ah sì? A me piace Oprah Winfrey. Sì? Sì, sì, molto. Capiva, però. Da quando recitava. Piace molto. Perché? Io dalla parte di Whoopi Goldberg.
è la più simpatica di tutto il mondo. Sì, vabbè, c'è adesso. D'America, sì. D'America. Ha degli impicci? Dice delle cose, forse la voglio licenziare, poi no. Cosa dice? E delle cose sulla politica dello Stato di Israele, insomma, un macello. Veramente? Sì, cioè si è impicciata in una roba e allora poi sai... Poi, America. Oggi in generale contestualizzare un concetto è difficile, quindi poi sei sempre sul crinale. Upi, sta. Perché, capito? Perché cos'è successo? Aveva detto una roba tempo fa e già erano successe cose. Aveva detto delle cose tempo fa. Non si capiva se fossero antisemite o se fossero una critica alla politica dello Stato di Israele. Che sono due cose molto diverse. Molto diverse, totalmente diverse. Abissalmente, abissale differenza, come canta Tanai. Però in America si incendia tutto in un attimo, i social, e quindi ne era uscita. L'altro giorno, qualche giorno fa, nella trasmissione che conduce, ho detto, come, allora, volevo dire, vi ricordate quella volta? In realtà non me l'ho spiegata bene e ha riprovato a rispiegarlo. Aia. Peggio che mai. Come spiegare le barzellette lì, No, perché ti rincarti. Perché se uno non vuol capire... Non incartiamoci che tra poco la Vale ci dice che spacca nel 2023. Sì. Oh mamma mia. Ma che canzone stupenda. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:43. Radio DJ, il team di Pinocchio è di nuovo in diretta, buon anno a tutti ed è tempo di previsioni, dai, si fanno un po' quelle buttate anche, no? Ognuno cerca di capire un po' chi saranno, per esempio, quali saranno i cibi dell'anno, sì. Quali saranno le grandi tendenze, ci sono cose delle quali ci siamo sempre occupati noi, sono cose delle quali ci siamo sempre occupati e che... lasciato un po' di non hanno mai poi non sono mai state confermate, no. Però quello che voglio dire è tempo di pronostici, sì. Ok? E la Vale oggi che è lunedì e ci occupiamo di gossip prova a fare un po' un pronostico. Vabbè, ma Vale, cioè, ma poi tanto quando mai una cosa che hai detto era vera? Ma buttati anche un po'. Mary J aveva ritrovato una tua dichiarazione che aveva segnato di un 2000 che ci aveva tanto fatto indietro. Cioè dopo il 2000, ma ci aveva fatto molto ridere. Sotto Natale, vato, poco prima delle vacanze, una roba veramente che non aveva nessun verso. Cioè, per dire, poi ce le dimentichiamo. Su Ceciu Rodriguez e Ignazio Moser, che quest'anno convoleranno a nozze e secondo me il loro sarà un bel matrimonio. Magari non il matrimonio dell'anno, nel senso che seguito dai media. Sì, va bene. Sono però molto amati secondo, loro, sì, secondo me sarà una figata totale. Personaggi dell'anno. Allora, fatemi pensare. Vuoi fare Italia, resto del mondo? Vuoi fare uno spazio? No, sono il resto del mondo. Italia no, chi se ne frega, dai, no, non mi sento di espormi, sinceramente. No, su alcuni l'hai fatto anche pesantemente. Come si chiamava quello là? Che le piaceva da matti. Tommaso Paradiso? No. Chi? Chi? Dai, che è uno ex della Ceciu? A Francesco Monte? Francesco Monte. Ah, è bello. Sempre bello. No, a un certo punto eri pazza. Pazza d'amore. Sì, sì. Ora? Ma tira. Adesso che sono tornata signorina. Quasi quasi. Non si è lasciata. No. Non si è lasciata. Pensava di essere in menopausa, non lo è. È un singhiozzo. Allora. È il canto del cigno. Il canto del cigno. Anziché miracolo di Natale, il cigno di Natale. Vabbè, una roba tra noi pochi, Splatter, tra l'altro. Mamma, veramente. Vabbè, ragazzi. Ma è la vita. Noi siamo brutte come l'orco, ci piace così. Esatto. Tutti i giorni, se pensate che veniamo qua a fare le belle statuine, ricordate. Allora, nuovi fighi, cioè giovanissimi, non lo so. Perché non li conosco, abbiamo Holly dall'Inghilterra. Abbiamo Holly, che è questo scudiero della colonnella Camilla, che secondo me farà tantissimo parlare di sé. Ottimo. Perché proprio fisicamente. Perché stanno cercando comunque dei volti belli, sexy, da legare alla corona. Rihanna. Grande ritorno di Rihanna quest'anno. Sì, eh? Sì, per forza di cose. Esce l'album, forse candidata agli Oscar. Rihanna fa il Super Bowl? Fa il Super Bowl, Riannissima. Brad Pitt, sono 59, ne fa 60, non è mai stato così bello come in questo momento della sua vita. Okay. E sì che è stato bello, È stato bello tante volte. È stato bello sempre, ma quest'anno sarà l'anno suo. Poi Harry Styles,
anche basta. Vi dico veramente? La... Sì, secondo me quest'anno pausa. Sta cominciando a piacere, Madonna. No, quest'anno lenta. Pausa. Ma tu prendi quello che dico. Così con, no, le pinze, io vale, allora, con le pinzette dei baffi, con le pinzette dei baffi, quello che dici a quest'ora avevo già mollato il colpo. A me piace crederci. Ok, ma poi fammi pensare. Donne, altre donne. Ditemi dei nomi, perché non, adesso sapete l'unico nome che mi viene in mente? Madonna. Però beh, potrebbe essere un anno in cui fa qualcosa, perché Beh, è l'anno delle celebrazioni, nel senso che sono 30 anni da che è uscito il libro Sex, 40 anni da che è uscito Papa Don Preach, sto dicendo anniversari a caso, Però insomma sta celebrando, celebra, a un certo punto succederà qualcosa. Lizzo viene in Italia. Secondo me mettiamo un disco, perché sta un po'... Sta un po' scemando. Io sto guardando... No, non è che sta scemando, sta delirando. Sto delirando, sto veramente a cosa attaccarmi. Pensavo che cosa? Non è arrivato il fluido. No, non è ancora arrivato. Fammi aprire il chakra. Spalanca il chakra e poi dici. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Allora, 18:51, Radio DJ, siamo arrivati in fondo. Finiti i gossip. Sì. Volevo parlare un attimo di TV, perché io in questa settimana, stando al ristorante a Firenze eccetera, non ho più visto niente. Per cui non so più niente. C'è delle robe importanti che ho perso, no? The Bad Guys, la serie su Amazon Prime. Molto bella. Ce l'ho fatta. È bellissima. Alla prima mi sono fermata. No, devi andare oltre. È veramente speciale. White Lotus l'hai finita? Ah no, ecco, devo vedere White la Lotus seconda. Ti... No, sì. Ti piace da pazzi. Stupenda. La prima mi era piaciuta. No, ma su Sky. Ma è proprio un filone di lettura del mondo, secondo me è stupendo. Mi piace poi l'attrice bionda, quella grossa. Lei è meravigliosa. Lei è Poi. Quella documentario Netflix sui ragazzi che si ritrovano a loro insaputa. A lavorare. Summer Job. Schiumate in un quarto d'ora. Sì, vista. Bella, molto bella Summer Job. Tutta vi dirò, io sono cascata, ma cioè sapendo di farmi male anche su Emily in Paris, lo so. Lo so, però vale, quello è il lato tuo scuro. No. Lo so. No, ma a tratti proprio anche con rabbia, ma l'ho voluta vedere tutta. Quante sono? 102 stagioni? No, ero già in linea, per cui a Natale i primi due giorni di feste mi sono vista la serie, che comunque da si lascia guardare. Ma perché tu guardi Luke? Sì, capirai, li riproduco. No, però ti fai il viaggio. sì, mi faccio il viaggio di Parigi, è bella Parigi, com'è bella Parigi. Com'è bella Parigi? Vale, ma ti vorrei far vedere molto parigina. Altro di Parigi. Palermo, vale. Di Palermo. E di Palermo. È quello che devi vivere te stesso. Allora meglio The Bad Guy. The Bad Guy, bellissimo. È il tuo Palermo. A Frisch e Pirita. Poi cos'altro c'è? Io ho visto Old Enough, quella serie dei bambini giapponesi che fanno la prima esperienza, la nuova serie che diventano grandi, la prima puntata mi ha proprio pianto in treno oggi tornando. C'è un è film. Stupenda. C'è un film che vi segnalo, perché tanto c'è Joaquin Phoenix che mette d'accordo tutte e tre. Joaquin Phoenix, vengo con me. Me l'ha detto la mia amica Francesca di cui mi fido. Che me lo scrivo qua, guarda, sul braccio. Si chiama Come On. Cioè, Joaquin Phoenix, Netflix. Ma che apostrofo mon? Brava. Come on. E Mike Mills è un regista che fa della roba molto bella, bellissima. È palloso, se però se lo dici così. No. Non è, sembrerebbe, però vendicelo meglio, siete stronze. Perché siete stronze. Non è un certain regard. Mike Mills è pop. È bello. Joaquin Phoenix, ragazzi, dai. Che c'entra? Lui fa anche cose pese. Ti sei fatta male, hai fatto lo scaring. No, adesso ritrovalo fra tutti quei pasticci che ti sei fatta sulle braccia. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. Va bene, dai, siamo arrivati in fondo. L'appuntamento è domani. Domani è martedì e c'è Progetti d'amore. Perché noi tiriamo dritto come fosse il 2022. Sì, certo. Poi se vediamo dei cambiamenti importanti nella società, nella politica, in generale, che diciamo, allora è cambiato l'anno, bene.
se no noi restiamo tutto l'anno nel 2022. Sì. Siamo trovati così bene. Sì. Ah, non ho fatto una piega. Va bene, a posto così. Dai, buona serata. Buona serata a tutti, a domani. Ciao. Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio.